eccoci qua con Coach Antonio Tritto, che fosse un esordio difficile lo si sapeva, che il salto serie C gol serie B fosse difficile lo si sapeva, per chi ancora non lo sapesse l'abbiamo visto stasera, una partita che Viamareggio ha aggredito subito dal primo possesso, come dicevamo con Coach Cardani, difesa fortissima, ritmi alti e chiaramente nel momento in cui poi si va sotto così tanto è anche difficile mantenere i nervi saldi per poi recuperare. È vero, sappiamo benissimo che il salto tra la C e la V è tantissimo, è un po' che l'abbiamo capito e stiamo lavorando per quello. L'unica cosa così che possiamo dire è che, come sempre in questo campionato, quando prendi un parziale di 15 poi dopo fai fatica a rientrare. Abbiamo avuto anche due o tre reazioni, siamo avvicinati, poi basta una palla vagante, un tiro sbagliato e poi ti ributtano indietro. Però sappiamo che la strada è questa. Stiamo lavorando bene, ci stiamo sbattendo tanto, dobbiamo fare dei passi in avanti tutti, perché le prestazioni che abbiamo fornito per adesso non sono all'altezza di questo campionato, perché dobbiamo fare dei passi in avanti proprio di squadra e anche individuali. Qualche giocatore deve ancora capire che quello che riusciva nel campionato precedente in questo campionato non è più possibile farlo. Io credo che abbiamo le qualità per far tutto, ci vuole solo pazienza e mettersi lì e far fatica. Ecco, senza addentrarsi in disamine tecniche che in questo momento con una partita così non sono del tutto utili, probabilmente quello che avete pagato potrebbe essere anche un pochino di tensione nell'approccio alla partita, e indubbiamente possiamo dire che se dobbiamo guardare un lato positivo di stasera è che sicuramente abbiamo imparato e tanto. Ma io la tensione non credo sia una cosa, cioè se devi avere tensione per giocare la partita di campionato non ci credo tanto. Credo che abbiamo visto, abbiamo imparato alcune cose che non vanno assolutamente bene, altre che le abbiamo fatte per alcuni momenti, le abbiamo percorse e sono andate bene. Faccio un esempio banale, è inutile lamentarsi della fisicità di questo campionato con gli arbitri. Noi troppi giocatori in certi momenti della partita, posti di giocare, sono andati a lamentarsi agli arbitri. Hai visto uno di Bernareggio andare a lamentare dagli arbitri? No. Questo è uno dei salti di qualità, senza addentrarci in questioni tecniche, ma è una questione di mentalità. Ci vuole pazienza, sappiamo che è un campionato difficile, siamo un campionato lungo, ci vuole pazienza e di settimana in settimana dobbiamo fare dei passi in avanti, perché se non facciamo dei passi in avanti poi diventa difficile. Però ci sono tutte le qualità per poterlo fare e per poter migliorare tutto. Ci vuole tanto tempo, non bisogna perdere la testa, non bisogna disunirsi, ma bisogna andare avanti. Con il tuo illustre collega, un certo Romeo Sacchetti, allenatore della Manoli Cremona, nonché della Nazionale, ama ripetere ogni anno che prima di poter giudicare una squadra bisogna vedere almeno 10 partite di campionato, prima di capire i reali valori in campo e i reali valori di una squadra. Direi che questo stasera per Piadena deve essere un monito, sia per Piadena che per i suoi tifosi, perché è chiaro che è una sconfitta, ma è sempre comunque la prima di tante. Io aggiungerei addirittura, per una neopromossa, tanti giocatori, 7 giocatori che non giocavano questo campionato l'anno scorso, io direi un girone d'andata anche, perché ci vogliono dei mesi per capire delle cose e certi giocatori devono alzare il loro standard. Se non alzano il loro standard poi diventa difficile, però bisogna dargli tempo, non bisogna farsi prendere la frenesia. Non tutte le squadre giocheranno così bene e noi sicuramente faremo dei miglioramenti. Però, come dire, io non sono preoccupato, sono anzi contento di aver cominciato a capire veramente le cose, perché sin quando non fai una partita vera le cose non le capisci. Potevamo intuirle, avevo le mie idee, però adesso abbiamo dimostrato cosa dobbiamo fare e abbiamo le idee abbastanza chiare su come andare avanti. Perfetto, allora da Piadena è tutto, ringraziamo Coach Tritto come sempre disponibilissimo, in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Grazie, buonasera.